is back. Another attack. Allora, chi è pronto per un'altra partita a roccia, pergamena e... Sciabole! Ma che accidenti! Dove siamo finiti? Non dove eravamo un secondo fa. Non sapevo che esistesse un posto simile su Gorm. È così selvaggio. Guardate là! Dite che posso mangiarlo. Attento! Sarà più facile che lui mangi te. Oh, dico bene, Mister Coccola Coccoloso. È l'energia alfa. Riempie questo luogo. Riesco a sentirla. Potrai raccontarci tutto quando saremo alla Torre Mecha. So che stavo bramando un po' di avventura, ma restare qui non avrebbe senso. Chiamiamo le Hyperbeast e andiamo a casa. Tutto qui è alimentato dall'energia alfa. Ma non sappiamo ancora come concentrarla, quindi... Non possiamo tornare indietro! Beh, io non resterò qui fermo ad aspettare che accada qualcosa. Questo posto ha un tempismo incredibile. Veniva da quella parte. Vi ringrazio. Sapevo che i guardiani di Gorm non avrebbero fallito. Siete solo un po' più giovani di quanto credessi. E anche più belli, vero? Allora, cos'è questa storia del cuore? Non è mica un cuore vero, giusto? E perché quel cattivone lo voleva così tanto? Il cuore del titano è una pietra di un altro mondo, con poteri che superano la vostra immaginazione. Ma io non ne so nulla, e invece... dovrei conoscere ogni cosa. È arrivato su Gorm tanti secoli fa. In un tempo antecedente all'era dei primi Gormiti, il mio popolo, i Solark, i guerrieri dell'ordine, combatterono contro gli Eclipsion, i guerrieri del caos, per il controllo del cuore. Dopo secoli di guerra, dichiarammo una tregua. Il cuore del titano sarebbe rimasto in questo arcipelago, nascosto al resto dei Gorm fino alla fine dei tempi. Che cos'è un arcipelago? Un gruppo di isole. Quindi ora siamo dispersi nel bel mezzo dell'oceano? Secondo il patto, un lord dell'ordine e un lord del caos sorvegliano il cuore del titano sin da quei tempi oscuri. Ma ora sembra che gli Eclipsion abbiano cambiato idea. Intendono usare il potere del cuore per diffondere il caos. Questo non mi piace. Tranquillo, impediremo al tipo con le corna e alle sue teste quadrate di prendere il cuore del titano. Davvero? E di preciso, come pensi di farcela? Un modo c'è. Il cuore del titano è composto dai quattro elementi dell'energia alfa: magma, oceano, cosmo e cristallo. Il protocollo di dispersione ha ridotto il cuore del titano in frammenti, disperdendoli sulle quattro isole protette dai miei guerrieri Solark. Trovate quei frammenti. Riportateli ai guerrieri Solark. Loro potranno ricomporre il cuore e ripristinare l'equilibrio. Ma dovrete riuscirci... prima che lo facciano i cattivi. Tutto chiaro. Ma non sappiamo come controllare l'energia alfa. Questi vi aiuteranno. I guanti alfa, ognuno per ogni elemento primario. Il magma per il fuoco, l'oceano per il ghiaccio, il cosmo per il vento e il cristallo per la roccia. I guanti alfa! Con questi sarete in grado di individuare i frammenti del cuore del titano e i miei guerrieri Solark. Padroneggiate l'energia alfa, liberate il potere degli elementi! Sì!
Nuovi poteri? Che belle parole! E ora ho bisogno di riposare. Il protocollo di dispersione ha consumato tutta l'energia che mi era rimasta. Aspetta, per quanto tempo dovrai riposare? Come troviamo i frammenti? E come torniamo a casa? Non potrete. Oh, che cosa? Dici sul serio? Dovrete prima ricomporre il cuore del Titano, poiché lui è il ponte tra il vostro mondo e l'arcipelago. Ma qui non conoscono le barche. Buona fortuna, guardiani. Il destino del pianeta è nelle vostre mani. Ma... Aspetta, noi non sappiamo niente. Sappiamo abbastanza. Dobbiamo trovare tutti i frammenti se vogliamo salvare il mondo. E tornare a casa. 5 grandi eroi in una missione pericolosa, bloccati su delle isole misteriose, circondati da nemici spietati. Ragazzi, è ufficiale, non sono più annoiato. Sì! Dormiti!